Io ho avuto la fortuna anche qua di poter vedere dal vivo tutte queste rappresentazioni, tutte queste feste, insomma, festività. Carnevale sicuramente è una festa importante, l'ho vissuto quello di Tempio, poi sono stato alla Sartiglia. Ovviamente Candeliere, essendo di casa, non manco mai, e anche la Cavalcata sono manifestazioni importanti e che ti fanno, per me che arrivo da lontano, mi hanno fatto avvicinare subito a quello che è il mondo della cultura sarda. Prima della partenza della squadra vi presentiamo i volti nuovi della Dinamo 2023-2024. Quest'anno, come sapete, è stato rinnovato lo staff di assistenti che accompagnerà Coach Rookie in questa stagione, quindi non dovevamo iniziare dai due assistant, ovvero Massimo Pulei e Massimiliano Aldoini. Apriamo con un applauso così ci scegliamo. Allora, iniziamo da Massimo Pulei, non ha bisogno di grandissime presentazioni, è stato un grandissimo giocatore, ha vinto l'argento alle Olimpiadi nel 2004 con la maglia azzurra, il bronzo agli Europei del 2003, da giocatore due scudetti, quattro Coppa Italia, una Supercoppa e una Coppa Saporta. Poi nel 2017 ha intrapreso la carriera come allenatore, ha fatto sia vice sia head coach e l'ultima stagione era in Francia a Limoges al fianco di Massimo Cancellieri. Ritrova Coach Piero Buchi che è stato un suo allenatore a Treviso, che è venuto ben arrivato a Sassari. Le tue prime impressioni e che cosa ti ha convinto a firmare e intraprendere questa avventura sassarese? Buongiorno a tutti, innanzitutto un grande piacere essere qui e avere l'opportunità di lavorare e di essere parte di un mondo importante, di un mondo di alto livello come è considerato oggi nella pallacanestro italiana ed europea a Sassari. Considero un privilegio l'opportunità che mi è stata data, un privilegio essere qui, un privilegio lavorare con un allenatore importante, stimato e universalmente conosciuto come un grande allenatore che è Piero Buchi. Tra l'altro ho avuto il piacere di essere allenato da lui in diverse occasioni, la prima a Treviso, poi a Milano, poi a Brindisi, quindi quantomeno è una conoscenza in ruoli diversi, ma una conoscenza di lunga data, e è uno dei motivi per i quali sono qua. Mi aspetto una stagione di alto livello, una stagione con grandi ambizioni, poi vedremo cosa riusciremo a fare, però sicuramente questo mix di impressioni, di feeling, di sensazioni sono alla base della scelta di essere qua. Grazie mille, ovviamente apriremo lo spazio alle domande dei giornalisti, vi chiederò di essere un po' smart perché come sapete insomma, il programma è finito e poi la squadra deve partire, quindi apriremo lo spazio ogni volta che il gruppo avrà finito. Passiamo all'altro assistant, Massimiliano Aldoini, classe 1969, ha iniziato la sua carriera nella città natale, La Spezia, nel 96, dopo alcune esperienze nelle giovanili, è approdato alla Messana Siena, dove ha vissuto le grandi annate della squadra toscana, poi nel 2006 è alla Fortitudo Bologna, dal 2008 al 2013 è a Caserta, dove diventa il braccio destro di Michino Sacripanti. La lunga liaison con Sacripanti lo porta a Cantù, poi ad Avellino, dopo alcune stagioni da capo allenatore in Serie B a Caserta, Vicenza Reginate, ritorna a Cantù, dove fino allo scorso anno era vice di coach Mino Sacchetti. Max, ben arrivato. Anche a te chiedo che cosa ti aspetti da questa stagione e soprattutto tu ci hai vissuto anche nei panni d'avversario, che ricordo hai d'avversario, che cosa significa per te adesso vestire questa maglia? Allora, intanto buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento, doveroso ringraziamento al presidente Stefano Sardara, ho superato il primo test, a GM Federico Pasquini, a Coach Piero Buchi che mi hanno dato la possibilità di intraprendere questo nuovo percorso, un percorso molto bello, affascinante sicuramente, dove negli anni addietro ho sempre visto la Dinamo anche con un po' di così, un po' con l'occhio, come dire, ci devo arrivare ad allenare a Sassari. Grazie a loro sono riuscito a essere qua, sono molto contento. Io non prometto mai niente, prometto solo grande lavoro in palestra e grande serietà.
Grazie mille. Allora, apriamo lo spazio alle domande dei giornalisti. Vi chiedo, visto che è un po' il primo giorno di scuola, di presentarvi, perché quest'anno insomma partiamo in qualche modo da zero, quindi impareranno a conoscervi e a temervi, ma presentatevi. A voi le domande, abbiamo il microfono per le domande con Roberto Pina che aprirà le danze. Sì, buongiorno a entrambi, ben arrivati in Sardegna. Una domanda a testa, possiamo fare così, partiamo da Coach Bulleri. Ritrova, no? L'ha detto anche lei, io sono Roberto Pina di 131.com, ritrova Coach Piero Bucchi, che l'ha descritta più volte come una persona molto meticolosa, precisa e puntigliosa, però cito testualmente, le chiedo invece di descrivere il coach Piero Bucchi, come l'ha vissuto da giocatore, cosa si aspetta anche di ritrovarlo così come collega sulla panchina. Invece l'altra domanda è proprio su Meo Sacchetti, no? Che a Sassari è un totem, le ha detto qualcosa al coach, le ha consigliato qualcosa per questa arrivata a Sassari, e in generale come è stato stare con Sacchetti? Grazie. Consiglio, prendo come grandi complimenti quindi la descrizione che Piero ha fatto. Assolutamente. Che Piero ha fatto di me? Niente, allora chiaramente è un rapporto di stima, di fiducia, di tutto, a prescindere dal ruolo, però è chiaro che il rapporto allenatore-giocatore è un rapporto visceralmente diverso da quello che è capo allenatore assistente allenatore, quindi sotto questo punto di vista è un rapporto che va scritto dalla pagina zero, è un libro completamente nuovo che va completamente riempito. Sono certo per la fiducia reciproca, per la stima reciproca, che sarà un libro denso di grandi emozioni e di arricchimento, sicuramente per ciò che mi riguarda. Poi è chiaro che questo arricchimento sarebbe infiocchettato al massimo se ci fosse anche il raggiungimento di traguardi importanti e di soddisfazione a livello di squadra importante. Okay. Ma intanto devo dire che mi dispiace che non siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo che ci eravamo prefissati in questi due anni a Cantù, e con me è stata un'annata comunque dove abbiamo avuto delle difficoltà, però si è stati bene, si è stati molto, molto uniti e niente, e purtroppo qualcuno ha fatto meglio di noi nell'ultimo periodo, quindi Pistoia si è meritato di andare in finale e di vincere il campionato, però è stata un'annata positiva avere un altro confronto con un altro allenatore nella mia piccola o lunga carriera. Domande? Franco Ferrando, Videolina. Aspetta, qua, qua, c'è qua. Franco Ferrando, Videolino, ATV regionale. Che squadra è? Sembra una squadra costruita secondo alcuni criteri precisi, magari proprio chiesti dal coach. Aggressiva, fisica. È questo quello che su cui puntate soprattutto? Penso sia una squadra che ricalca molte delle caratteristiche del coach, delle caratteristiche di Piero, quindi grande fame, grande desiderio, voglia di andare al di là dei propri limiti. Questo è un po', diciamo, l'imprinting che i giocatori, soprattutto quelli nuovi che sono arrivati, hanno la possibilità di maturarsi a un livello più alto, a un livello più importante di quello che hanno fatto fino adesso, di quello che fino adesso nelle loro carriere gli hanno dato l'opportunità. Quindi credo che sia un buon match, un buon incastro, il desiderio, la voglia dell'allenatore di andare a tirare tutti i limiti e dei ragazzi di migliorarsi ad un livello più alto di quello che hanno fatto fino adesso. Ma credo che durante la costruzione della squadra era chiaro il segnale di portare dei ragazzi, delle persone serie, dei grandi lavoratori, anche giovani, con forse meno esperienza, ma voglia di migliorare, di arrivare al top in questo campionato. Quindi ci sono, è una squadra costruita con diverse diciamo, situazioni, dall'esperienza, dalla gioventù, dall'atletismo, dalla tecnica. Abbiamo tanti fattori che ci permettono di, speriamo, di fare un buon campionato. Al di là della pallacanestro mi piace molto anche fare attività al di fuori dal campo
rettangolare. Mi è capitato anche di fare un trekking a Sogorroku, oppure girare lungo il largo con escursioni, appunto con trekking arrampicate e cose del genere. Prestiti personali estate del Banco di Sardegna. Scopri le nostre proposte. Vieni in filiale. Prestiti personali estate del Banco di Sardegna. Iniziamo col primo gruppo di giocatori, quindi vi chiedo silenzio, grazie mille. Iniziamo da Britairi, lui è una combo guard classe 1998, nell'ultima stagione ha giocato benissimo Ostende in Belgio, protagonista in Champions League con oltre 18 punti di media. Qui ha vinto lo scudetto, la Supercoppa nazionale, conquistando una bellissima doppietta. Approda in Italia per il debutto nel campionato italiano e gli chiediamo subito cosa l'ha convinto a scegliere Sassari e che cosa si aspetta da questa stagione. So, we'll start with you. Which are your expectations for this season and why did you choose to sign with Sassari? Expectations for the season are to just win and obviously grow as a player and as a person, enjoy the culture and learn as much as I can. And team-wise, definitely just be a part of a good culture and a winning organization. And that's also why I joined, because culturally and historically, this team has always been really good and done well in the Italian league, and it's a great opportunity for me to continue my career here. Quello che mi aspetto da questa stagione è fondamentalmente quella di vincere, riuscire a vincere il più possibile e crescere come giocatore e come persona. Non ci ho pensato due secondi a cogliere l'opportunità che mi ha dato Sassari, che è una squadra, un club dalla tradizione vincente. Ho pensato che fosse una grande opportunità per me, per la mia carriera, di fare un altro step in avanti. Quindi il mio obiettivo è questo, abbracciare questa città, questo posto, questo club e dare il tutto per questa maglia. Torniamo in Italia, ci dedichiamo ad Alessandro Cappelletti, umbro, classe 1995, cresciuto nelle giovanili della Mensana Siena, ritorna in Serie A dopo la vittoria della Basketball Champions League con la Virtus Bologna e la Coppa Italia di Lega 2 con Udine. Per lui una lunga carriera in Serie A 2, lo scorso anno si è messo in mostra nella stagione di Verona, dove ha chiuso con oltre 11 punti, quasi 5 assist di media, oltre al passaggio insomma in azzurro con i nazionali Under 18, Under 20 e anche la chiamata a con l'Italia di coach Gianmarco Pozzecco. Alessandro, benvenuto a Sassari. Ovviamente per te Sassari è un po' nel destino, perché conosci molto bene Federico Pasquini, ritrovi Osman Diop. Che cosa ti aspetti da questa stagione e quali sono le tue sensazioni? Sì, buongiorno a tutti, sono contentissimo di essere qua. Come dicevi bene, probabilmente Sassari era un po' nel mio destino, ci siamo sfiorati più volte, però sono contento oggi di essere qua. Riabbraccio Usman, che abbiamo mantenuto dei grandi rapporti nonostante le ultime due stagioni non abbiamo giocato insieme. Sono contento di essere chiaramente in una piazza così storica, con così tanta tradizione. Per me era una grandissima opportunità. Io volevo tanto Sassari, loro volevano me e credo sia stato reciproco come cosa, quindi sono davvero contento di essere qua e non vedo l'ora di iniziare. Come sempre apriremo poi lo spazio alle domande dei giornalisti al termine della presentazione. Ultimo ma non per importanza, Stéphane Gombeau, centro francese classe 1997, lui che ha firmato una grandissima stagione da MVP a Nancy. Per lui una carriera, lui è stato considerato uno dei migliori prospetti, già a 15 anni inserito tra i migliori atleti francesi di maggiore interesse nazionale. Ha trascinato Nancy alla promozione con una stagione da 20 punti e 9 rimbalzi, ha dominato assolutamente anche con la nazionale, dove ha vinto il bronzo con la nazionale Under 20 e sin da giovanissimo ha fatto tutta la partita della selezione francese. Stéphane è il primo che è arrivato in Sardegna, quindi gli chiediamo subito quali sono le sue impressioni, perché è stato il primo ad abbracciare la città. So Stéphane, welcome to Sassari. We share your impression about the city. You have been the first that arrived in the city and I want to know which are your impression about it. Yeah, good morning everybody. Yeah, I've been a first in the city because I wanted to sit a bit, take my time to arrange my stuff for the city, and it's a good island by the way. Good island, everybody's good, good weather. I'm from Belgium, so I'm like, I'm from Ireland also, so I know how it is, so we wanted to settle and everything went good then. And why did you choose Sassari?
to Sassari because I wanted to play in Europe, play in the Champions League. And they have like really good project for me. I called the coach and we were in the same line, same thought. So it was like evident for me to come to Sassari and I can wait for the season, be the fine and enjoy and win games. Dice sì, sono stato il primo ad arrivare, ho scelto di arrivare un po' prima perché volevo prendermi il mio tempo per ambientarmi, per capire dove ero finito. Io vengo da un'isola, quindi devo dire che mi sono trovato benissimo, un posto dove la gente è molto calorosa, c'è bel tempo, si sta bene, quindi sono molto contento di essermi preso qualche giorno in più. Ho scelto Sassari perché volevo affacciarmi nel mondo europeo, volevo fare uno step in avanti nella mia carriera, volevo giocare a basket col Champions League, sono convinto che sia una grande opportunità di crescita personale, professionale, lavorare con questo staff, con questi ragazzi e ovviamente l'obiettivo è uno soltanto, ovvero vincere. Domande per i ragazzi? Sì, apro sempre io, un saluto ovviamente a tutti e tre, ben arrivati, Roberto Pina 131, parto dalla mia destra verso la tua sinistra, prima domanda per Cappelletti, l'hai detto più volte, no? Vi siete sfiorati con la Dinamo, hai fatto tanta gavetta prima di arrivare qui a Sassari, anche alcuni passaggi importanti, ti chiedo quanto secondo te questa piazza Sassari, questa stagione può rappresentare il tuo definitivo step di crescita per la carriera. Poi l'anno scorso, prima esperienza fuori dagli States, invece in Belgio, che sensazione è stata e quali differenze ulteriori ti aspetti con il campionato italiano? E invece, ultimissima domanda, è il primo ad arrivare, oltre che l'ambientamento, sicuramente dimostra anche la voglia che c'è per questa stagione, forse la stagione in cui deve tornare a dimostrare tutto quel potenziale che aveva dimostrato qualche stagione fa. Grazie. Buongiorno. Per me è importante essere qua, come dicevo prima, se era possibile, dopo comunque una stagione abbastanza travagliata da un punto di vista di squadra, cercavo una piazza che avesse ambizione in Serie A e è stato, diciamo così, un matrimonio perfetto e spero possa confermarsi questa cosa. E, da un punto di vista individuale, ti dico, credo che Sassari voglia migliorarsi, lo dice la storia, lo dice la tradizione stagione dopo stagione, è quello che voglio fare io, quindi siamo sulla stessa linea e credo davvero possa essere un anno importante. Ho conosciuto i ragazzi, sono ragazzi fantastici, speriamo prima possibile di creare un gruppo e prima riusciremo a rodare bene come squadra. The question for you is which difference would you expect from the standard of the league and I really don't know too many big differences yet because, you know, I just got here a couple of days ago, but I am expecting the Italian league level of play to be obviously higher, more challenging, and definitely looking forward to that, to be able to play against, you know, big time teams and have opportunities to obviously get wins and play well. I did play in Champions League last year, so this will be my second year in Champions League, and I'm definitely looking forward to building on what I did individually and team-wise last year, and getting farther and doing better, and just overall improving. So definitely looking forward to it, but so far I don't really know what the difference is just because I haven't experienced. Sì, ancora non ti posso dire esattamente quali sono le differenze perché sono veramente arrivato da pochissimo. Sicuramente mi aspetto un livello più alto rispetto al campionato che ho appena disputato. Ci sono tante grandi corazzate che chiaramente molto alza il livello della competizione e la voglia di affrontare queste grandi squadre. Mi preparo ad affrontare per il secondo anno la Basketball Champions League, come ho detto in presentazione, ha fatto molto bene nel suo primo anno, quindi voglio mettere un altro mattoncino, fare un altro step in avanti e chiaramente l'obiettivo è quello di provare a superarmi ancora di più. Ultima domanda, Stefan, about you, which are your expectations about the season, come with great expectations, you were very young, you had big expectations of you, and now you can show all your value, all your skills in Italian League and also in this year. Yeah, I expect to win a lot of games with the team, create a good chemistry and with the fans, it's more important. Last year in France was like a tough season, like quality season, like good players, and I expect to be like this team, like be the same, like high quality, high game and like good
represent us from other sourcing this season, and I was looking forward to it. So we're gonna work out, like also like meet my teammates. It's important to know how to play with each other, and can't wait for the season to start. Sì, dice chiaramente non è tanto il discorso del potenziale, ma tanto il discorso del riuscire a trovare i giusti ragazzi. Lo scorso anno questo è successo. Abbiamo trovato una grande chimica, eravamo un bel gruppo e questo ci ha permesso di crescere anche come squadra, individualmente e come gruppo. Quello che mi aspetto qua è la stessa cosa. Per me è molto importante incontrare i fan, percepire l'entusiasmo, perché è la vera benzina, trovare nei miei compagni di squadra, con i miei compagni di squadra la giusta armonia, la giusta benzina per crescere. Sono convinto che se tutte queste cose andranno di pari passo, riusciremo a fare una bella stagione, riuscirò a farla io individualmente, ma soprattutto riusciremo a farla come squadra, che è la cosa più importante. Ci sono tre domande per i ragazzi? Aspetta. Gian Piero Marras, Unione Sarda, Corriere dello Sport. L'anno scorso avevi 30 minuti a disposizione per esprimere quello che sai, quest'anno ne avrai un po' di meno. Come ti prepari a giocare un ruolo un po' diverso? Diciamo che la mia carriera anche negli anni 2 non si è fatto per vedere a titolare, quindi credo di essere abbastanza pronto a questo ruolo. Poi credo che se si voglia migliorare anno dopo anno, bisogna mettersi degli obiettivi un pochino più grandi. E penso di essere una persona umile, so che in questo momento per una piazza come Sassari non posso essere per me particolare. C'è un ragazzo con grande talento davanti a me, quindi non vedo l'ora appunto di mettermi al servizio della squadra, e credo che quando giochi con persone tecnicamente di talento molto più forti, anche più facile giocare magari qualche minuto in meno e rendere di più. Ci sono altre domande? Sì. Una per Tairi. Andrea Olmeo di 131. Ecco, nella scorsa stagione a livello individuale in BCL ha avuto un impatto importante. Ecco, cosa serve in vista della prossima, secondo la sua esperienza, per andare avanti oltre i gironi? Last year was definitely a great experience. I think I had a good first year, first impression in BCL. Just building on last year, just want to be a more efficient player, and also just everybody kind of knows me at the score, and I kind of want to be more than that. Defensively, I think I bring a lot, and just want to also become a better playmaker and make you know, my teammates around me better. And I think if I do that, it'll help the team as a whole and also myself, and you know, help us win games. So I'm definitely looking forward to this year in the Basketball Champions League, and making it out of group play and in the Sweet 16, and you know, trying to definitely do something and win the championship. Dice, l'anno scorso è stata una grande, per essere la prima esperienza, è stata una grande esperienza con l'MCL, mi sono trovato molto bene e credo sia stato un primo anno incredibile. Quello che voglio fare in questa seconda stagione ovviamente è crescere, perché si è parlato tanto di me magari sotto il profilo offensivo, ma sono convinto di poter mettere dentro il mio bagaglio tante cose in più, essere più utile alla squadra, non solo sotto il profilo difensivo, ma magari anche trattando la palla, aiutando i compagni. La cosa fondamentale è dare il mio contributo per poter vincere. Questo è il mio obiettivo, è l'obiettivo per tutto. Voglio trovare il mio posto nel gruppo, voglio essere un giocatore che dà il suo contributo ai compagni, e questo è il mio obiettivo personale per la prossima stagione, non solo BCL, ma anche chiaramente nel campionato italiano. Reale Mutua ti protegge in ogni campo. E questo è il punto.
Diamo il benvenuto a Stanley Whittaker e a Vasilis Charalampopoulos, last but not least ovviamente. Stanley è un playmaker americano classe 1994, originario di Philadelphia. Nell'ultima stagione ha giocato a Wolfsburg in Germania, dove ha chiuso con 18 punti e 5 assist di media con oltre il 50% dal campo. Ha chiuso gli ultimi 2 anni al college militare di Kaiser per poi debuttare da professionista prima in Lituania, poi in Austria e in Germania, dove ha debuttato prima nella seconda lega tedesca e poi in DDL. Nelle statistiche avanzate è risultato uno dei primi 5 giocatori del campionato tedesco, con particolare menzione alla difesa, quarto marcatore di tutto il campionato e terzo nella classifica dell'MVP. So Stanley, welcome to Sassari. Which are your expectations for this season and what did you choose to play for Sassari this year? Well, thanks very much for being here. I chose to play for Sassari just to continue the tradition of the beautiful island that we love right now. I chose Sassari because Coach Bucci offered a great opportunity for me to just continue to grow within my career and the chance to play for Sassari. Just such a long tradition and a long team here in Italy. I just want to continue to move up and just continue to just be productive as well. So. Ti chiedo di fare un po' di silenzio perché è veramente complicato poi sentire il giocatore. Ho scelto Sassari perché l'opportunità che mi ha dato coach Piero Bucci credo fosse quella perfetta per me nella mia carriera. Mi ha dato una grande opportunità di crescita. Quello che voglio fare è proprio questo: crescere ogni anno, ogni stagione come giocatore, essere il più produttivo possibile, trovare chiaramente il mio ruolo all'interno della squadra, ed era una proposta qui assolutamente non potevo dire di no. Ultimissimo giocatore che presentiamo, l'abbiamo visto l'anno scorso da avversario in maglia VL Pesaro, classe 1997, centro greco di 204 cm per 110 kg, arrivata una grande stagione disputata alla VL, considerato un ottimo prospetto fin da giovanissimo, è stato messo sotto contratto a 15 anni dal Panathinaikos, con cui ha vinto titoli nazionali, 3 Coppe di Grecia, ha disputato l'Eurolega, ha vinto l'oro con l'Under 20 nazionale e poi ha vestito la maglia di Olympiakos, dove ha continuato la sua consacrazione. Ritorna in Italia dopo una piccola parentesi a Venezia, scusate non ritorno, resta in Italia, dopo una piccola parentesi a Venezia, in fortitudo è lo scorso anno a Pesaro, dove ha chiuso con 10 punti di media e oltre 5 rimbalzi. Gli chiediamo qual era la sua visione da Sassari come avversario e cosa si aspetta anche lui da questa stagione. So, Chara, which was your impression about Sassari as an opponent and what do you expect from this season in Sardinia? Buongiorno a tutti. First of all, okay, whenever we played here with other teams, was a very tough game because it's a very big, very good atmosphere in the stadium. It was very difficult to play here, so I'm waiting this year also for the opponents to be really, really tough. And the expectations are simple. First of all, we have to be a team. And then we have to enjoy playing basketball together and win as many games as possible. Prima di tutto posso dire che tutte le volte che sono venuto qua da avversario ho sempre giocato delle partite difficili, è sempre stato difficile giocare qua perché c'è un grande calore, un'atmosfera molto calda, quindi sono molto contento di poter giocare qua come campo di casa. Per quanto riguarda le aspettative, io credo che fondamentalmente dobbiamo diventare il più presto possibile una squadra, un gruppo e chiaramente poi partendo da questo cercare di vincere il più possibile e costruire il nostro cammino giorno dopo giorno, partita dopo partita. Domande per i ragazzi? Sì, Franco Ferrando, Violino, il microfono è qua. Vasilis, lui conosce il campionato italiano, hanno parlato loro che vengono da campionati del Belgio, dalla Germania, che vogliono crescere. È davvero cresciuto così tanto il campionato italiano quest'anno? Cosa si aspetta? I think every year is getting better and better with the Italian league. The first year I came, I didn't expect so many things. I didn't know the league, I didn't know the players. So now that I know, I feel like the league is in a big level. And I expect every year to be tougher and tougher. So this year I expect a tough championship. And I think the goal is to start well, because we have goals to go to the cup and all this kind of stuff. And I expect a very tough championship.
Sì, ogni anno, credo che il livello del campionato italiano ogni anno cresca, sempre un po' di più, anche di poco, ma cresca sempre. All'inizio non ne avevo idea, perché chiaramente il mio primo anno in Italia non conoscevo i giocatori e non conoscevo le squadre. Quello che mi aspetto è sicuramente un campionato tosto, difficile, che il livello si alzi ancora un pochino anche in questa stagione. Credo che la chiave per noi sia iniziare bene, partire bene è sicuramente uno degli aspetti più importanti per noi, per avere subito morale, subito energia e poter lanciarci così subito in una stagione. Sarà una stagione lunga, sarà una stagione sicuramente difficile, ma cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi. Sì, Roberto Pinna, 131, benvenuti anche ovviamente a voi due. Una domanda per Whittaker: se guardiamo indietro la tua carriera recente, ogni anno hai alzato l'asticella, sei riuscito a fare delle stagioni dove sei sempre cresciuto, ora arriva la Dinamo, BCL, devi diciamo dimostrare ancora di più con un ulteriore step di crescita. Cosa ti aspetti a livello personale da questa tua stagione, considerando che anche a livello tattico potrebbe cambiare qualcosa rispetto al recente passato? I think for me, I've just been continuing to just, evolve to the level that I'm playing on. So I think this will be another step for me, just to continue to grow, continue to just prove myself constantly and constantly. So I expect the Italian league to be very good as well, just like the BBL was. And I just want to give my best. I want to give my best and see what the results be for me and be for our team. So looking forward to the opportunity, and I'm ready. Sì, come hai detto tu, io ogni stagione ho cercato di mettere sempre una pochino in più, di crescere passo dopo passo. Quest'anno, come dicevo in sede di presentazione, ho l'opportunità di fare veramente un grande step. Mi aspetto un campionato molto, molto difficile, la BBL non è certo facile, ma mi aspetto un campionato molto competitivo e io quello che voglio fare è chiaramente mettermi al servizio della squadra, trovare il mio posto il prima possibile, dare una mano e rispondere alle aspettative che ci sono su di me, fare il meglio possibile per questa squadra, per essere subito competitivi e poter veramente provare a guardare subito in alto. The northwestern part of Sardinia stands one of the most significant pieces of evidence left to us by the Nuragic civilization. It's an architectural gem and the most impressive in the valley of Nuraghi, one of the areas with the greatest concentration of prehistoric buildings in Sardinia. Santu Antine is located in the center of Cabo Abbas Plain, in the territory of Toralba, and was built between the Middle Bronze Age, 16th century, and the Iron Age, 9th century before Christ. It is very large and it's made of huge, perfectly shaped basalt blocks which gradually get smaller from the base towards the top of the building. Its masonry is entirely of drier stone. Its central tower is 17 meters high and has a diameter of 15 meters. It originally has three floors and it's protected by a trial bed bastion. The entrance leads to a passageway where there is a corridor that runs around the rooms and is lit up via nine slight position and a regular distance from each other. You will be able to move along the corridor towards the internal spaces. It gives you an impression that the great stones from which its structure is built might collapse in any moment. However, this is not so. They have been able to endure thousands of years thanks to the Nuragic people's skills in the art of building. Visit Santa Antine, visit Sardinia. Prestiti personali estate del Banco di Sardegna. Scopri le nostre proposte. Vieni in filiale. Prestiti personali estate del Banco di Sardegna.